Allora, rieccoci ragazzi, bentrovati. Come avete visto, riprendo questa parte qua. Poi, quando farò gli esercizi in piedi, scusate, quando farò gli esercizi in piedi, alzerò la webcam. E quindi, ragazzi, cominciamo. Imposto il timer sul telefono. Dove diavolo è? Eccolo qua. Cronometro, no, mi serve timer. Timer a 30 minuti. Anzi, sì, 30 minuti e cominciamo. Ok, ragazzi, accendo la musica che mi serve per allenarmi e aspettate un secondo, faccio così magari è meglio. Ok, accendo la musica che mi serve per allenarmi e spengo il microfono. Ci vediamo tra poco. Ci sentiamo tra poco. Thank you.
mind yourselves, no trying love, but it is no, 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 no. Just no, 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 no. Every time I see him with you, my heart sounds like Shia LaBeouf too. No, 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 we'll be right back.
Sono totalmente fuori dal mento, ragazzi. Mi sono bastati quasi 20 minuti così e sono morto. Ricominciamo, ragazzi, dai, su. Ho sbagliato la respirazione nell'ultimo esercizio. Ho ispirato mentre dovevo espirare e mi è mancato da tutto. Ragazzi, ricordatevi sempre di respirare nel modo giusto. Si deve inspirare quando si tira lo sforzo ed espirare quando si rilascia. No, ho sbagliato, allora dovete fare così. Ispirate, espirate, ispirate,
espirate. E così durante tutti gli esercizi, sia a corpo libero che appesi. Ricordatevi sempre di inspirare quando rilasciate lo sforzo ed espirare quando lo eseguite. O sì, se è il contrario, cioè ottenere lo sforzo, non me lo ricordo. Comunque, ricordatevi sempre che il momento di rilassamento del muscolo va inspirato per caricarsi di ossigeno, aria pulita e battito cardiaco. Quando poi lo sforzo viene rilasciato, si deve espirare per dar modo a tutta l'energia accumulata e allo sforzo che si è accumulato nel braccio, nelle gambe, negli addominali o qualunque altra parte del corpo, di venire completamente rilasciato senza dispersione di energia. Se per caso vi dovesse capitare, come è capitato a me adesso, poco fa, di ottenere il risultato opposto, ovvero dover, per errore, perché può capitare, specialmente quando si è fuori allenamento, per errore di inspirare quando viene eseguito lo sforzo, ragazzi, dovete fermarvi subito, respirare a fondo contando 30 secondi e poi riprendere il ritmo, altrimenti rischiate di farvi del male e di avere scompensi a livello sia respiratorio che cardiaco. Con i battiti cardiaci che sballano completamente, il respiro che sballa completamente e i muscoli che si possono danneggiare. Adesso i battiti cardiaci sono a 140, io devo mantenere per avere un esercizio ottimale e consumare le dovute calorie, devo mantenere un battito cardiaco che va tra i 120 e i 170 battiti al minuto per consumare circa dalle 200 alle 300 kcal. Cosa succede con questo? Facendo questo esercizio 2-3 volte al giorno, queste cose qua, dovrei riuscire, almeno secondo quello che è la tabella media che sto seguendo, prima o poi la devo ritirare fuori che ce l'ho nelle mail, devo scaricarla, ve la farò vedere, dovrei riuscire a consumare circa dalle 600 alle 800 kcal al giorno. E quindi rientrare nel mio piano di dieta che prevede di mangiare non più di 1500 calorie al giorno, consumandone circa 1000. Esatto. Praticamente una. Devo non mangiare quasi perché un uomo adulto della mia età, che sta normo peso e sta bene, deve assumere tra i 2500 e le 3250 kcal al giorno. Io ne devo assumere almeno della metà. Praticamente, cioè, dovrei, sì, devo consumarne praticamente più di quante in realtà ne assuma, perché se ne consumo 800, 1000, ne assumo 1500 come range massimo, vuol dire che ne consumo i tre quarti, i due terzi, scusate, di quello che assimilo, il che è buono perché vuol dire che mantengo il metabolismo sempre attivo. Boh, ho fatto questo circa minuto e mezzo di riposo per recuperare, perché purtroppo, ripeto, io sono completamente fuori allenamento, sono fuori forma completamente, per cui devo poter recuperare bene fiato, ho fatto questo attimo di pausa facendomi una leggera spiegazione. Torniamo agli allenamenti, tanto mancano gli ultimi 5 minuti. Adesso farò un po' di piegamenti sulle gambe, nuovamente in verticale e poi sugli addominali, dopodiché corpo libero di rilassamento, stretching, eccetera, e una bella doccia. Riprendiamo subito, ragazzi, eh? I'm not afraid to
Ok ragazzi, mancano 2 minuti alla fine dell'esercizio di allenamento di stamattina. Allora, piccola puntualizzazione: gli ultimi 10 addominali, in 2 o 3 addominali ho dovuto aiutarmi stendendo le braccia. Ragazzi, non abbiate paura di aiutarvi all'inizio con gli esercizi, come nel mio caso per quanto riguarda la mia stanza fisica, gli addominali sono molto complicati. Come avete visto, anche l'esercizio di stretching che ho fatto all'inizio e prima, quello in cui bisogna stendere una gamba sul dietro mantenendo un angolo di circa maggiore di 90 gradi con la gamba di piegamento, deve fare un angolo di 90 gradi esatto tra ginocchio e piede. Non sono riuscito bene a farlo perché la mia pancia mi impediva di chinarmi completamente sulla gamba di piegamento. Però anche in quel caso lì, ragazzi, dovete portare un po' di pazienza, perché nel caso siate come me a livello fisico, ovvero grassi, obesi, nel mio caso io sono obeso, ricordatevi che la pancia è un frenante che però non deve bloccarvi da continuare l'esercizio fisico. Mi raccomando, cosa molto importante, non rinunciate mai al proposito che vi siete prefissati. Manco 1 minuto e 10, normalmente su circa mezz'ora di allenamento tenete presente che circa 5 minuti nell'arco di tutto l'allenamento vengono persi, perché dopo ogni allenamento, dopo ogni serie, bisogna fare un riposo di circa 10-15 secondi. Ci sono, nel caso vi siate bodybuilder o siate comunque a livelli molto più elevati di me, ci sono esercizi in cui non c'è allenamento, non c'è stop, non c'è pausa. Non mi ricordo come si chiama quel trend lì, ma esiste. Però sappiate che normalmente c'è una pausa che varia dai 10 ai 30 secondi di pausa tra una serie di esercizi e l'altra. Io ho fatto circa 10-15 secondi perché ho conteggiato il fatto di fermarmi, rialzarmi per l'esercizio successivo, e quindi in totale avrò fatto, se no, tra i 5 e gli 8 secondi di pausa vera. Detto questo, dopo ognuna di queste pause vi porta via più o meno dai 10 ai 30 secondi, come ho detto, quindi comunque 2 o 3 minuti vengono persi in 30 minuti di esercizi. E ricordatevi sempre l'ultimo minuto, minuto e mezzo, di fermarvi, fare esercizi liberi a corpo come quelli che sto facendo in questo momento mentre parlo, che muovo le braccia eccetera, anche se non sono degli esercizi ma possono essere, cioè va bene anche questo, e rilassarvi completamente i muscoli e respirare a fondo per circa un minuto, minuto e mezzo, per riequilibrare completamente il battito cardiaco, la circolazione del sangue e tante altre belle cose. Per oggi è tutto ragazzi, per questa mattina è tutto, ci vediamo oggi pomeriggio attorno alle 4:30 con un'altra mezz'ora di allenamento. Adesso molto probabilmente, se tutto va bene, inizierò a farle direttamente in live questi esercizi. A voi ragazzi, ci vediamo, ciao.